invece che tutti quei politici che oggi sono stati, che sono scesi in piazza, al posto di farsi la loro passerella istituzionale, incomincerebbero a rendersi conto delle proprie responsabilità, prenderebbero coscienza del fatto che sono stati loro anche complici e fautori di tutta questa distruzione, di questa che sta succedendo nella nostra terra. Veleni, scorie, frane e pogne, giunta regionale delle vergogne. Veleni, scorie, frane e pogne, giunta regionale delle vergogne. Di dove? Tolosi. Tolosi, in un paese di bianchi, Tolosi, sì. Molto lontano. Che problema c'è a Tolosi? Ma diciamo che il problema è meno sentito. Ma non è meno sentito perché lo sentiamo intanto per una questione di essere solidali con i colleghi amministratori, i colleghi sindaci. È un problema che adesso poi dilaga e credo che sta assumendo una rilevanza non tanto regionale ma nazionale, quindi per le amministrazioni credo che sia doveroso garantire una presenza di solidarietà e anche di contribuire a un'attenzione forte verso le istituzioni sovracomunali per, affinché si adoperino e si mettano in atto azioni concrete per la risoluzione di un problema che interessa noi ma interesserà soprattutto le nostre generazioni. Quindi speriamo che questa manifestazione possa contribuire concretamente alla risoluzione di un grossissimo problema. Quindi anche San Giovanni è presente insieme a molti altri sindaci a solidarizzare in questo momento gravissimo per la Calabria. Ma non è che è sbagliato dire solidarietà, sì, solidarietà, ma tra virgolette, perché è un interesse comune, questa è una manifestazione che interessa la Calabria, perché se questo è accaduto al mare nulla toglie che non possa essere accaduto anche in montagna. Forse. No, per essere diciamo così buoni nel, quindi questo è difendere il nostro territorio. Ci sono le associazioni, quelle dell'agricoltura, degli ambienti, insomma l'agricoltura si sente minacciata. Certo, questo sicuramente. Poi noi abbiamo già come Calabria un'economia molto debole, fatti del genere non solo inquinano ma distruggono poi quello che è un debole tessuto, già debole tessuto economico, quindi è importante questa volta che ci sia, ecco, solidarietà, ma più che solidarietà collaborazione, e soprattutto che si faccia sentire realmente il governo nazionale.